Eccovi collegati con lo stadio Foxborough, stanno facendo il loro ingresso in campo le nazionali di Italia e Spagna che si affrontano nel quarto di finale del mondiale americano. Italia, facci soffrire ma vai avanti, è questo l'imperativo per i quarti di finale di USA 94. Prevalenza di tifo italiano. Chi vince questa partita si garantisce l'accesso alla semifinale. C'è da affrontare la Spagna e Sacchi non teme la decisione impopolare di escludere Signori dall'11 di partenza. Conte, Pagliuca e Tassotti sono le ultime scelte del commissario tecnico, ma l'uomo chiave, il più atteso, è Roberto Baggio, reduce dalla doppietta segnata alla Nigeria. È sulle sue giocate che si punta per approdare in semifinale. Tutto è pronto per il fischio d'avvio, gara eliminazione diretta, quarto di finale, Foxborough Stadium del Massachusetts. Sono di fronte Italia e Spagna. Partiti. La nazionale di Sacchi si schiera secondo un classico 4-4-2. In attacco vi sono Roberto Baggio e Massaro, pronti a pressare appena si sviluppa la manovra avversaria. A centrocampo la linea è composta da Dino Baggio e Albertini al centro e Conte e Donadoni sugli esterni. La difesa è imperniata su Tassotti, Costa Curta, Maldini e Benarrivo. Il suo lancio a cercare Goicoechea, buono lo stacco di Benarrivo, il tocco di Dino Baggio, la palla per Donadoni, ora per Albertini. La prima offensiva azzurra mostra chiaramente come il gioco voluto da Sacchi punti a sfruttare il più possibile la manovra sulle fasce. Donadoni riceve palla da Benarrivo, temporeggia e permette all'esterno difensivo di sganciarsi in avanti, dove viene raggiunto da un calibrato lancio, un esempio perfettamente eseguito di inserimento per cercare di allargare la nutrita difesa spagnola. Combinazione che ci frutta un tiro d'angolo. Va ancora, bene, Benarrivo, giocatore molto efficace, parte il suo lancio centrale per Massaro che si gira e lascia partire il sinistro da fuori area, palla che spiove a fondo campo, buona per tempestività la battuta, Zubizarreta comunque tranquillo. Le due squadre inizialmente si annullano. Nei confronti di Roberto Baggio c'è una grande attenzione ed anche su un pallone non pericoloso si vedono tre uomini andare a chiudere. Tre addirittura su di lui. Parte il cross di Roberto, stacco ancora di Abelardo stavolta, quindi Donadoni fuori area, ribattuto da Caminero. La Spagna è molto veloce nelle ripartenze. Dalla respinta di un corner battuto da Roberto Baggio nasce in tempi rapidissimi una manovra che costringe l'Italia a ripiegare non senza fatica. E vanno a chiudere i nostri pericolosissimi gli spagnoli del contropiede. Caminero inquadrato. Anche l'Italia è estremamente efficace quando si tratta di capovolgere l'azione con il tandem Massaro-Robby Baggio. Fermato, contropiede italiano ora con Massaro. Va Massaro, c'è Nadal su di lui, entra in area Massaro, mette in mezzo questo pallone Roberto Baggio, il tiro di Roberto Baggio praticamente a botta sicura, viene deviato in calcio d'angolo. Ecco un esempio dell'aggressività dell'Italia nella propria metà campo. Dino Baggio esce sul portatore di palla, la sfera arriva a Goicoechea, ma lo spagnolo è prontamente ingabbiato dall'avanzata di due difensori e dal ripiegamento di due centrocampisti. In queste condizioni diventa difficile superare lo sbarramento azzurro. Bisogna vedere se la squadra di Sacchi, che ha goduto di tre giorni di riposo in meno rispetto agli iberici, non finirà per accusare la fatica col trascorrere dei minuti. I minuti di gioco sono 16 nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, la gara è intensa. Colpo di testa di Costa Curta, è Conte che arriva per primo sul pallone, va questo efficace palleggio e viene sgambettato da Caminero, ammonizione anche per Caminero. Non è ancora trascorso il primo quarto di gara e si può notare come la ragnatela di centrocampo degli azzurri stia funzionando meglio di quella delle Furie Rosse, tanto da costringere la Spagna a molti falli, il triplo di quelli italiani. L'arbitro, l'ungherese Poole, estrae due cartellini gialli su Abelardo e Caminero, mentre l'atteggiamento della nazionale è finora improntato alla correttezza. Massaro, Dino Baggio, largo per Donadoni che ora punta Ferrer. Va Ferrer su Donadoni, si prolunga il duello fra i due e poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio!
ed è un vantaggio pienamente meritato, con grande soddisfazione. Ma la gara è lunga, la Spagna è pericolosa, l'inserimento di Goicoechea. Parte il suo cross, stacca Caminero, para Pagliuca. Il lancio a cercare Luis Enrique, Maldini su di lui. La Spagna ha una reazione d'orgoglio, costringendo l'Italia a rintanarsi nella propria metà campo. Palla in area, il colpo di testa pericolosissimo di un altro dei difensori centrali, Abelardo. Le ripartenze degli azzurri funzionano alla perfezione. Conte riceve il pallone da una respinta di Maldini e si inserisce centralmente. Dino Baggio intuisce il corridoio e la mezzala juventina ne traccia un altro in collaborazione con Roberto Baggio. Per Conte, la combinazione Conte-Baggio. L'azione è fulminea. La conclusione non è fortunata, ma si è visto come gli spagnoli lasciano spazi sui quali involarsi. Il suo sinistro è sporco e la palla che termina a fondo campo. Abelardo taglia questo suggerimento. L'Italia soffre l'incursione dalle fasce, ma Pagliuca non corre pericoli. Porta per il velocissimo Ferrer, parte il cross, Caminero sfiora di testa, la palla si spegne in fallo laterale da quest'altra parte. L'Italia tira il fiato, il forcing dell'avvio di gara inizia a farsi sentire nelle gambe. Non ci sono le forze per costruire un'azione partendo dalla difesa. Isolato in avanti, Massaro riesce a colpire di testa. Albertini, Massaro ancora, cerca Roberto Baggio, Massaro, grande combinazione, però non è fortunato nel controllo, Massaro. L'Italia si affida alle combinazioni tra Massaro e Roberto Baggio. Alternativamente, ora l'uno, ora l'altro, si propongono per ricevere palla e cercano immediatamente di costruire triangoli con il compagno di reparto. Anche questa si profilava come una iniziativa pericolosa per i nostri. È Roberto Baggio sulla linea di tiro. Parte Roberto e il pallone termina fuori, non di molto. Maldini per Benarrivo, Benarrivo vitalissimo con Donadoni, si sovrappone ancora Benarrivo, anche il suggerimento, Benarrivo in area di rigore, va sul fondo, mette in mezzo, Zubizarreta blocca, grandissima ancora iniziativa da parte di Benarrivo. Ora Caminero per la Spagna, tempo scaduto come vedete, si giocano gli attimi di recupero, vinciamo 1-0, stiamo giocando veramente molto bene, bravi gli azzurri, bravo anche Sacchi. Abbiamo visto una squadra molto bene organizzata, molto compatta, molto armonica, pericolosa nel contropiede, capace di contrastare a centrocampo. Finisce il primo tempo, ma se giochiamo così siamo davvero bravi e meritiamo la semifinale. E poi chissà. Oltre al gol di Dino Baggio, gli azzurri hanno concluso leggermente in più rispetto alle Furie Rosse. La gara resta sul filo dell'equilibrio. Le due squadre hanno edificato il loro gioco sul possesso palla e le strategie difensive hanno finora funzionato. Partiti intanto per la ripresa, è uscito Albertini ed è entrato in campo Signori. Primo minuto di gioco del secondo tempo al Foxborough Stadium. Nell'intervallo Sacchi ordina un avvicendamento. Esce Albertini, entra Signori, non viene comunque snaturato il 4-4-2. L'attaccante mancino si piazza sulla linea del centrocampo. Donadoni slitta dalla fascia al centro. Attacca la Spagna, ma diamo l'impressione di essere ben coperti sia a centrocampo sia in difesa. Attenzione, c'è questo inserimento, il colpo di testa da parte di Maldini. L'inerzia dell'incontro è ora favorevole alla Spagna. Gli azzurri si preoccupano essenzialmente di non lasciare varche alle iniziative avversarie che si fanno sempre più frequenti. Manca totalmente la capacità di ribaltare il fronte dell'azione, nonostante qualche tentativo. Anticipato Signori, la gara si va facendo confusa. Sergi in profondità per Luis Enrique, ancora Sergi nella nostra area, attenzione, Caminero, tiro e gol. Javier Clemente inserisce Julio Salinas per Sergi, aumentando così il numero delle punte in campo. La Spagna sente che è il momento di insistere. Palla ora per questa conclusione violentissima da parte di Goicoechea ed è bravo Pagliuca a rimediare. Gli azzurri sono in chiaro affaticamento.
Dopo poco più di un'ora di gioco, Conte accusa crampi. Sacchi manda in campo Berti. La Spagna sta decisamente meglio sul piano fisico e su quello psicologico dopo aver conquistato il pareggio. Palla verso il centro, Roberto Baggio disturba l'avversario in fase d'anticipo, gioco fermo e calcio di punizione per la Spagna. Le difficoltà della nazionale risultano evidenti verificando i falli commessi. In tutto il primo tempo erano stati gli spagnoli a risultare più scorretti. Nella prima metà della ripresa c'è un rapporto di 7-1 sfavorevole all'Italia, un dato dal quale si evince come gli azzurri facciano sempre più fatica a contenere gli avversari. Azzurri che comunque mantengono il campo sempre con molta grinta. La combinazione ora, signori, Massaro si allunga la palla, signori, cerca la finezza Nadal, commette una sciocchezza, la palla è per Berti che però non può battere, poi tocca Zubiz in rete. In grande affanno la retroguardia spagnola per un disimpegno troppo leggero da parte di Nadal. L'Italia affonda tutte le sue risorse energetiche provando a vincere la partita nei 90 minuti. La palla fuori, il tiro da parte di Berti. Attenzione Julio Salinas, e Pagliuca compie il miracolo, ora però c'è Caminero. Caminero fermato e abbiamo rischiato grossissimo. Berti, il lancio è per signori, signori da quest'altra parte per Roberto Baggio, Roberto Baggio salta e segna Roberto! Minuti di gioco nel corso del secondo tempo, siamo in vantaggio per 2-1, smorfie di dolore, di fatica si disegnano sui volti dei nostri giocatori. I primi piani sono tutti per Roberto Baggio, come nella precedente gara con la Nigeria, la sua classe è uscita fuori sul finire del tempo. Tempo scaduto, siamo in fase di recupero, stiamo vincendo per 2-1, consulta il cronometro l'arbitro. Ed ecco la fine, l'Italia batte per 2-1 la Spagna e in semifinale la gioia di Roberto Baggio, ancora uomo decisivo, l'abbraccio con signori che gli ha offerto il pallone della vittoria. Ita Baggio, Dinamite Dino e Magico Roby sono loro due i protagonisti del 2-1 sulla Spagna. Ancora una volta è nei minuti finali che la nazionale è riuscita a trovare il bandolo della matassa e ancora una volta è stato il divinco Dino l'autore dell'exploit, un trionfo all'ultimo respiro che lancia la nazionale alla partita che vale l'accesso alla finale.